Ballerini che dicono che non esistono ballerini anoressici sono poco informati, perché purtroppo l'anoressia ha diverse sfaccettature, cioè non si parla di anoressia soltanto nello stadio finale della malattia. Io posso dire con certezza che capita spesso di mangiare poco, di mangiare qualcosina giusto per attutire il senso di fame, però quella comunque è una cattiva alimentazione. Incontriamo Maria Francesca Garritano al termine di una lezione del maestro Michele Villanova, ex primo ballerino del teatro alla Scala e maître de ballet. Ma Maria Francesca è ormai un'ex ballerina della Scala. Il teatro infatti l'ha licenziata per lesa immagine dopo una sua intervista rilasciata all'Observer sul tema dell'anoressia nell'ambiente del balletto, tema già affrontato nel libro del 2010, La verità, vi prego, sulla danza. Questi sono argomenti molto delicati di cui si fa fatica a parlare. Di fatto avevo già ricevuto una sospensione dall'attività lavorativa durata per un mese e mezzo e ho dovuto rinunciare per questo alla tournée in Russia, al Bolshoi, dove ricoprivo anche dei ruoli importanti. E pensavo che questo tipo di, chiamiamola punizione, fosse già un segnale. Sicuramente non mi aspettavo addirittura il licenziamento, però comunque avevo avuto il sospetto. Maria Francesca, 33 anni, prima ballerina dal 2000, aveva sentito l'esigenza di parlare di un problema da lei vissuto anche in prima persona. 16 anni fa mi veniva detto che il mio fisico non andava bene, che dovevo rivedere la forma fisica e spesso venivano usati epiteti non tanto carini anche davanti alle altre, quindi è scattato in me questo desiderio di voler diventare più magra per cercare di corrispondere a quelli che erano i canoni che cercavo. E di conseguenza ho fatto una dieta fai da te. Quando ti accorgi anche in età adolescenziale che sei circondato da persone che intravedono in quel tipo di fisicità la bravura, automaticamente scatta questo tipo di competizione, quasi come se subentrasse il pensiero, quasi quasi se fossi più magra sarei reputata brava. Di certo c'è una sofferenza da parte di alcune allieve, perché anche nell'ultimo periodo ho ricevuto tante mail di sostegno e di persone, di ragazzine che mi confidavano di aver vissuto le mie stesse pressioni, le mie stesse problematiche e sono ragazzine molto giovani. Nessuna solidarietà invece dal corpo di ballo della Scala, che ha affermato di sentirsi strumentalizzato. A contattare Maria Francesca è stata invece l'associazione Minuto di Vita, che il 15 marzo presenterà un disegno di legge per lanciare la giornata mondiale sui disturbi alimentari. E nonostante la sua denuncia le sia costata l'estromissione dal tempio della danza in Italia, Maria Francesca è dunque determinata a portare avanti la sua battaglia, che presto prenderà forma anche attraverso Artisti Uniti, una serata di sensibilizzazione. Assolutamente non posso proprio pentirmi, ho il dovere morale di dire che è una giusta causa, per quanto io sono stata licenziata per giusta causa, però la mia è anche una giusta causa, ecco.